Dai, che bello, lasciatemelo dire, quest'oggi ho davvero un grande onore di ospitare una star internazionale qui a Well TV, Stacy Francis. Ciao! Nice to meet you. You too. Welcome to Well TV. Grazie, benvenuta. Buonanotte. No, benvenuta. That's good night. Buonanotte, right? Buonanotte is good night. Oh, yeah. Non è ancora il momento di dormire, ma guarda. It's almost the time. Beh, abbiamo già sentito Alex Righetto, che io ringrazio per essere qui, perché mio inglese non è così fluido. He said, my English is not so good, so we have ho bisogno di un po' d'aiuto. That's fine. Allora, Stacy, io ho detto una star internazionale, sei un'attrice, sei una cantante, suoni. Come è cominciata la tua avventura nel mondo artistico? So you're an international star, so great singer. How Thank did you start? Oh, grazie. I started in the church in Brooklyn, New York. Ho cominciato in chiesa in Brooklyn, New York. My uncle and my aunt were the pastors, and I grew up singing in the choir. Lo zio e la zia erano i pastori di questa chiesa, e quindi lei è nata cantando in chiesa. Dai, che meraviglia! Sì, like Whitney Houston, Aretha Franklin. Come Whitney very Houston? Very similar upbringing. Come Whitney Houston e Aretha Franklin hanno avuto un percorso simile, sono nate, loro l'attività artistica è nata in chiesa. Io ho avuto modo di sentire la sua voce, per cui invito anche chi ci sta seguendo in questo momento ad andare su YouTube e ascoltare la voce di Stacy, perché è una cosa veramente da pelle d'oca. She was able to listen to your voice, on, and so she's inviting them to listen to your voice on YouTube, because you have a phenomenal voice. Grazie. Thank you so much. Grazie mille. Tu peraltro hai citato adesso due altre grandi interpreti della musica internazionale, Whitney Houston e Aretha Franklin, con le quali tu hai avuto anche modo di approcciarti in qualche modo, hai collaborato, no? So you were you named two of the most greatest singers in the world, and you also had the opportunity to work with them. Sì. Do you want to tell us something about it? Yes, when I was 17 years old, I sang background for Aretha Franklin on a very famous talk show in America. She was on the show and I sang background. Okay, so quando aveva 17 anni, ha avuto l'opportunità in uno show televisivo di cantare con lei come coro mentre lei era protagonista. Wow. Questa era Aretha Franklin. It was one of my first appearances on television. Ed è stata una delle sue prime apparizioni televisive. Sì. Quindi ha avuto parecchia fortuna, diciamo, ma era anche una fortuna meritata. It was lucky, but it was deserved. Sì. And I saw you showed Stevie Wonder. I was in the West End in London and I sang. I was the lead in the show and he came to see the show. Ho visto che hai mostrato Stevie Wonder nelle immagini. Sì, il nostro Lillo sta mostrando man mano delle immagini, sono tantissime, quindi qualcuna riusciamo a mandarle in onda. E lui è venuto a vedermi a Londra, nel West End. West End è come Broadway per gli Stati Uniti, è diciamo una zona dove ci sono molti teatri, e i teatri più famosi di Londra sono lì. E Stevie Wonder è venuto a sentire lei in un lavoro teatrale. Sì, and I went to see a show, Whitney Houston in concert. And she pulled me on stage to sing with her because I was starring on Broadway and she knew who I was as the star of that show in New York City. Okay. Whitney Houston, per Whitney Houston è stata un po' diversa perché lei sapeva che si conosceva Stacy come star di Broadway e Stacy è andata semplicemente a un suo show e lei l'ha chiamata sul palco a cantare con lei. Mamma mia! Sì, sì. Come ti sei sentita in quel momento? How did you feel? I was so like honored and nervous, but I was surprised that she knew me, and it was a great honor. It was a great. Dice che è stato davvero sorprendente sapere che lei si conoscevano. È stato sorprendente per lei. Si sentiva molto molto a disagio, ma nello stesso tempo molto bene per essere lì in quel momento. Sì. Ecco, tu hai citato peraltro Broadway. Tu hai fatto un grande musical. Che t'ha dato ulteriore notorietà. So you quoted, you named Broadway. Yes. You did a very famous show. Yes. That gives you a very big notoriety. Do you know?
You want to say something about I did a show called Footloose, which is like the movie with Kevin Bacon and Sarah Jessica Parker, which was a very big show. Ha fatto Footloose, che è stato probabilmente il più grande. Adoro, che adoro. She adore, she adore And I sang Let's Hear It for the Boy for the soundtrack, which say is that again? Let's Hear It for the Boy is a very famous song that I sang the lead on. Let's Hear It for the Boy. Let's Hear It for the Boy, yes. E ha fatto un altro che si chiama Let's Hear It for the Boy, in cui faceva un'altra parte yeah, importante. And that's a very famous song in America. Ed è una canzone molto famosa negli Stati Uniti. And that made me very popular. And even now with young people in America, because it's on Spotify and a lot of people love that song. So. Anche ora, dice a distanza di tempo, dato che ci sono nuove tecnologie come Spotify, eccetera, molte persone riescono comunque a risentire la sua voce e a riconnettersi con lei anche a distanza di tempo. Sì. Mi sembra di aver anche letto che lei su YouTube è popolarissima, lo si diceva prima, di andare a sentire la sua voce direttamente. Ecco, hai avuto più di 100 milioni di visualizzazioni o di so un'esagerazione? You are very popular on YouTube. Oh, sì. And, she says she's, did you really have 100 million views on sì, YouTube? Sì, dice sì, è vero. When I did The X Factor, mm-hmm. I became very famous in America from The X Factor, and there were several videos that were made about singing competitions. And am I talking too much? No, that's okay. Fine. And there were many videos that were made about singing competitions, and I always make it to these videos as one of the best singers from those singing competitions. So one of the videos has 52 okay, million no, that, that's, views. I okay, think, quello che ha dato veramente la fama internazionale è stato quando ha frequentato X Factor negli Stati Uniti. È stata la prima edizione negli Stati Uniti. Qua in Europa ne avevano già fatte, ma non negli Stati Uniti. E questo le ha dato un'ulteriore popolarità e alcuni video qui esatto ecco. Con Simon Cowell e questo ha fatto sì che alcuni video dove c'erano competizioni musicali diventassero veramente veramente famosi e quindi con tantissime view, 100 milioni di views. Sì. Perché hai scelto di partecipare a X Factor? Tu che comunque avevi già una strada avviata. So you why did you choose X Factor as because it seems like you already had your path. Yeah, because I had stopped singing for a long time, and I loved Simon Cowell, and I wanted him to hear me sing, and I felt it could be a very great platform for me to put myself back out there and also gain a younger demographic, because okay. I was older, and I felt, how can I make myself relevant now? And X Factor is a very big, amazing platform. And I felt it was very important for me to try to be a part of that yeah. platform. Ok, dice, c'è stato un periodo della sua vita in cui non riusciva, non era più così, non stava cantando così spesso come faceva un tempo e sentiva che non voleva perdere, diventare non rilevante per i giovani, voleva perdere quella rilevanza che aveva avuto invece nel passato e quindi siccome inoltretutto amava Simon Cowell come personaggio ha detto provo a fare questa cosa per rendermi attuale di nuovo. Ed è andata molto bene. It went very good for you. Sì, very well. I was top 10. Dice, è andata nei primi 10. And in America a lot of people, millions of people saw me very fast on a like every night, 3 months. Every night, millions of people, sì, diventata, every week. È diventata famosa in tutta America dal giorno alla notte per 3 settimane, per 3 mesi. Ogni sì. settimana le persone la vedevano, quindi milioni di persone. È riuscita a raggiungere milioni di persone in questo modo, cosa che non è riuscita con il teatro. Aggiungo so, io, non l'ha detto, ma l'aggiungo io. Yeah, and I got a chance to sing for people who would never know who I am. And it was very exciting. It was scary. Dice, è stato, c'era un aspetto insomma di paura, però è stato anche meraviglioso. Riuscire immagino, a connettersi con così tante yeah. persone. Come si superano quei momenti di paura, Stacy? How do you get past those moments of fear, of pure fear? Usually takes me the first few bars of a song. like once I'm in the song, it's like the first few beats of the song, I'm like this, like shaking. And then once I'm in the song,
I'm in this song. I'm not even here anymore. I'm somewhere in heaven, I think. Dice, generalmente si gioca le prime due linee di musica della canzone che sta cantando per cercare di entrare dentro la canzone e non perdersi d'animo. Quando ha superato quelle due linee, dice, si focalizza sulla canzone e dà il 100% e dice, non sono neanche più lì, sono da qualche parte in cielo. In ogni caso tu hai girato il mondo perché sei stata ovunque. You travel all around the world. No? Sì, sì. Maybe. Anche in Giappone. In Japan too. Many times. Dice, diverse volte in Giappone. Many times in Japan. I think over 280 countries or something. 280 countries? Cities, probably. Cities, dice, abbiamo... cities. Okay. Right. Probabilmente dice sono state in più di 280 città in giro per il mondo a cantare. Sì. E sei stata anche in Italia e hai cantato per il Papa. Guarda che io ho studiato, eh. And she said, I study. You also sing for the Pope. Sì, in Assisi, with Il Volo. Il Volo. And, e sei stata a Assisi con Il Volo, a Risa. A Risa, Paul Savino. Paul Savino. There, you see. Ecco, ti okay. Yes, Il Volo. Con il bello del Volo. Yes. This is the handsome guy yes, from yes. The Volo. And a great singer. And un bravo cantante anche. Yes. Anche. Sì, 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 assolutamente. E t'ho vista poc'anzi con Madonna, ma questo è... I sang with Madonna on MTV, on a special she did on MTV. Okay. She had a new album release party, new album release, and I sang backup for her. Sì, dice, se ti ricordi MTV, è stato un evento in cui ha partecipato per un rilascio di un nuovo videoclip di Madonna e lei ha cantato con Madonna in quel videoclip. Sì. Beh, questa è la parte che riguarda la musica e poi c'è la parte che riguarda invece la Stacy attrice. Abbiamo già visto Bruce Willis insieme a lei, Tom Cruise. Quando mi capiterà mai? Okay, dice, ok, so we just opened the chapter yeah. with you as a singer. That, yeah. Here's another chapter oh, with sì. you as an actor. Yeah. An actor. And so yes. we saw you with Bruce Willis, yes. Will Smith. It's very funny because we were watching a movie one night with Bruce Willis. And dice, fa un po' ridere perché una sera stavamo guardando oh, un film. Oh, I did a movie with him once. Stavamo guardando. And he didn't know. Penso che non mi ricordo più che film era. Mi sembra che fosse Pulp Fiction. Mi sembra. Right. E quindi mi ha puntato il dito alla televisione e ha detto, oh, ho fatto un film con questo. Ed era Bruce Willis. E ho detto, scusa. Scusa. He knows what. e non lo scrive da nessuna parte. With Morgan Freeman. Tende a essere molto. Sì. Tende a ad avere questi grandi... Now I say something about you and I will translate okay, to you. Okay, okay. Tende ad avere, diciamo, sotto nella manica un sacco di nomi che devi stare con lei per snocciolare piccoli aneddoti e capire cosa è successo con diverse persone. Per esempio, nel suo telefono ha un piccolo audio in cui sì? Stevie Wonder canta una canzone a lei. No, non ci posso credere. So I told about Stevie Wonder. Singing, recording, yeah. And I told him about it. He took me to dinner one night, and he kept singing. I said, I'm going to record you because I have to have this forever. Ok, quindi gliel'ha detto. Ha detto, guarda, stai continuando a cantare, io ti devo registrare, dice. E l'ha registrato. C'è una registrazione con Stevie Wonder che gli canta una canzone a tavola. Yeah. So you can sell this thing. I think no. For, you can sell it. Dice, puoi venderla. Puoi vendere sto audio. Non lo farete mai, immagino. You wouldn't do it. No, you wouldn't do it. It's your stuff. Preziosa, credo, per sì. te. Very special. Assolutamente. Sì, è vero. Però è piena di questi piccoli aneddoti. Insomma, tu hai modo di frequentarla molto da vicino, visto che sei il suo compagno, immagino sì. che man mano verrai man mano. A conoscenza di questa sua vita piena di sorprese, piena di sfumature. Ma ti piace di più cantare you like o more. Recitare? You like more singing or acting? I love doing both. I'm told by my acting teacher that I'm as great an actor as I am a singer. Dice dal suo istruttore di recitazione, dice che hanno osservato che la sua recitazione è buona tanto quanto il suo modo di cantare. Quindi avrò due scelte disponibili. But music però la musica è qualcosa che è nel cuore. I have no words. Non ha... Se dovesse scegliere ovviamente it's la musica. It's very moving for me. When I sing, quando canto, I feel... otherworldly. I feel let me see another word. I feel like I'm not mi sento, like I take us everyone who's listening
and myself to another place. Mi sento di poter riuscire a prendere le persone che sono con me e me stessa mentre stiamo cantando in un altro posto. È come se li elevassi in qualche modo. So you elevate them somewhere. Sì, I want to take the people that listen to me, I want to make them happy. I want them to feel good. Voglio rendere felice le persone con cui canto. Voglio renderle felici. And that's why I love singing more, because I can take that art form and change someone's life and save lives in a matter of 3 to 4 minutes in a song. Dice la cosa che è più bella della musica è che posso prendere una persona e salvargli la vita in 3 minuti cantando. Beh, oggi stai rendendo felice me. you make me happy today. Yes. Good. Bene, dice grazie. So I got what I want. Sono davvero contenta di avere Stacy Francis qui a Tempo di Sport. She's very happy. Veramente potrà ricapitare, mi auguro presto ancora, questa occasione speciale. In ogni caso, ecco, visto che siamo in un programma che parla di sport, che parla di movimento, di mantenersi in forma, quanto è importante per un artista come te tenere in forma anche il proprio corpo, per essere in grado poi di affrontare le varie situazioni sul palcoscenico, in una sala di registrazione e quant'altro? She's very happy to have you, and she wished that she can have you more. Oh, okay. I would love to come back. I will come back. I would love Dice che tornerà se vuoi. Sì. And because we are talking about sport here, and it's all a segment oriented to sport, the question that she wanted to give you is how important is training and, you know, sport and keeping yourself, your body in a specific way when you're on stage, when you are doing... Well, during COVID, I gained 30 pounds. What is that? That's about 10 kilo? No. Quando durante il Covid dice è un po' ingrassata, era un po' ingrassata. Non solo lei. Not only you, she said. And I was like, dice, so I felt so bad. I felt so depressed, down, like, oh man, I just kept eating to make myself sentiva un po' depressa better. E continuava a mangiare perché, insomma, aveva un po' la sua industria si era azzerata dal giorno alla notte, no? Non c'era più niente da fare per in quei giorni. Yeah, and I wasn't singing, and I was just sad. E non poteva cantare ed era solo triste. And I was just like, oh, where's the cookies? Dove sono e dice, ero triste, diceva, dove sono i biscotti? And I'm so glad that I didn't get locked down in Italy, because I would have gained so much more. Dice, sono così contenta di non essere stata qui in lockdown in Italia, perché avrebbe... The food here. Dice, il cibo è così buono, so che good. The bone, avrebbe avuto ancora God, più problemi. Oh, so good. So I would have been... Okay. Dice, sarebbe diventata così grossa. In June this year, I made a commitment to really lose the weight again. Dice, giugno quest'anno aveva deciso, ok, basta, voglio veramente rimettermi in sesto, perché è arrivato il momento. So in 3 to 4 months I lost all the 30, I lost that weight. In 4-5 mesi ha perso completamente tutti i chili che aveva messo su durante il COVID. Sì. And but she was asking how much is important. Oh, sorry. It's for me, because I want to feel confident on stage. I want to feel good when people are looking at me. It makes me feel very confident. Diciamo un aspetto anche di essere a proprio agio durante sul palco, perché hai così tante persone che ti guardano e si vuole sentire bene innanzitutto con se stessa mentre fa la performance. And obviously with fashion and my gowns, like in that picture, to be honest, I felt very chubby, but In quella foto che ora sta scorrendo sullo schermo si sentiva un po' grassa. Like my midsection was a little bit chubby because I had just come out of the Celebrity Big Brother house. C'era appena uscita dal Grande Fratello VIP nel Regno Unito. And I was eating a lot. E quindi stava mangiando molto in quel periodo, perché... And this was like 2 weeks after I finished. E questa era due settimane dopo. When they kicked me out of the house. Quando l'hanno buttata fuori dalla casa.
deciso di fare un concerto. Yeah, it was at the London Hippodrome. Questo era a Londra, all'Ippodromo, un teatro molto famoso a Londra. Wow. And, Leicester Square. Sì. You know, a lot of women, for me, for example, it's not really about my body all the time, it's about my mental health. Non è solamente una questione di come del corpo, è una questione più mentale a volte. Right, when I go to the gym, I feel this is my time. Quando vado in palestra, I can disconnect from the world for about an hour and I have my personal time to focus on my body and myself, and I put my music on and I dance and I work out and I feel Ok, quando va in palestra, dice, è un momento in cui si distacca da tutti e tutto, mette sulle sue cuffiette, come nel video che abbiamo visto, e si concentra su quello che deve fare, è un modo anche per ristaccarsi dal pensiero, dal quotidiano che ovviamente ti coinvolge e ti lascia, e quindi questo è il suo modo di, how much does this affect you as an artist? That was the original question. So, as an artist, it affects me because obviously, my mental health is connected to my reaching my goals and how many things I can do during my day to make sure that everything goes well for myself. And it starts in the morning for me. When I wake up, it starts with what I eat and it starts with going to the gym. It sets my day. Il modo in cui si occupa del suo corpo influenza la determinazione che ha durante la giornata. Se si sente che se non si prende cura di se stessa, la sua determinazione scende e sente di non poter raggiungere poi i suoi obiettivi. Certo, anche perché una volta che un artista è sul palco e deve tenere un concerto, magari si parla di un'ora e mezza, due, quindi se uno non ha l'energia, come può fare? E l'energia si conquista avendo un corpo che risponde. She said, well, also, because an artist has to keep the stage for an hour. Yes. Oh, yes. Endurance. Yes. Especially for, you know, if you do a musical. Yes. Yes. There's so much energy that you need to put there that you need to grow this energy. It's very true. Dicevo, hai completamente ragione. Molto vero. Because also it's emotionally draining. Ti svuota anche da un punto emozionale, proprio sudi. C'è così tanta energia che viene rilasciata mentre sei sul palco. E se non hai un po' di allenamento alle spalle, se you don't have training, it's hard. Sì, when I worked on Broadway, I was training in the morning, I was running 5 miles a day, and then in the evening I would go lift weights, and then I would go do the show at night, and I would dance for 2 hours. Ok, dice, quando lavoravo a Broadway, la mia routine era che correva per 5 miglia ogni giorno, poi verso sera andava a sollevare pesi, poi ballava per 2 ore, per how many? 8 shows a week. 8 show a settimana. Every day except Monday. Tutti i giorni tranne il lunedì. Yeah. And, so it takes a lot of energy. Quindi serve un sacco di energia. And as you get older, as a woman, I would say, I guess over 40, when your hormones start to kick in, it's even more important to work out. Ok, dice soprattutto dopo i 40, come donna, specialmente da un punto di vista ormonale, è ancora meglio. C'è ancora più necessità di allenarsi e tenersi allenata per mantenere un regime, questo tipo di regime. And a lot of people say to me, oh, a lot of women when they get older they lose their voice, and I say no, this is a theory that I don't agree with. Dice, un sacco di persone vengono da lei e dicono, dopo i 40 le donne perdono un po' la voce, i cantanti perdono un po' di qualità, e dice no, non è vero, non sono d'accordo con questo. Non è il suo caso. No, it's not your case. No. Because the body, you know, when a saxophone player or a horn player plays the horn, they take the instrument out of the box. Quando un sassofonista suona, facciamo un esempio, prende il sassofono da una scatola e lo suona. But when you sing, quando canti, and even when you're an actor, e quando sei un attore, your body is the instrument. Il tuo corpo è lo strumento. See? So with that in mind, what you eat, drink, what you drink, drugs, how much you sleep, these things affect your performance, the instrument, how it performs. La quantità di acqua che è nel tuo corpo, quanto dormi alla sera, come riposi, tutte queste cose qui. L'allenamento che fai, tutte queste cose influiscono sulla tua performance. Sì, and I feel now my voice is stronger than it's ever been, and I'm very surprised by this, but it's also obviously the experience that I've had.
Dice che al contrario, lei si sente che la, in questo momento non ha mai avuto una voce così forte come, come adesso. E quindi è all'opposto di quello che le persone pensano. And I know exactly what to eat. Sa esattamente cosa mangiare, cosa non mangiare. What I should eat to sleep well. Cosa dovrebbe mangiare per dormire meglio. Right? Remedies. Sì, and then with along with fitness and food and sleep, who I have around me, that affects me emotionally and mentally and physically. Dice oltre all'aspetto fisico c'è anche le persone che hai attorno che poi ti influiscono emotivamente e cambiano un po' il tuo. That's a part of it too. Fa parte del gioco anche quello. It's true because if you have people around you that encourage you to go work out. Se hai persone che ti incoraggiano ad allenarti è molto più facile. To look good, to feel good. It's very important. It's very important for you emotionally. È molto importante per te emozionale, da un punto di vista emozionale. And for many years I didn't have the right people around me that encouraged me. And se per tanti anni and non ho... once I changed that, it changed my body, it changed my mind. I look different, I feel different, I perform different. Se per tanti anni dice non ho avuto le persone giuste, è stato più difficile, ora mi sento che invece ho le persone giuste attorno. Sì. Avete capito, vero? Stavo chiedendo se lui in qualche modo la influenza positivamente da questo punto di vista. Did I influence you positively? Sì. Alex, you have to translate this correctly. Yes, okay. Do you promise? Yes. Dice che mi ha fatto promettere di tradurre letteralmente quello che dice. No, è stato bravissimo. Okay. È stato bravissimo. He cooks for us. Dice he cucina per noi, cucino per la famiglia. And he's very good about making sure that I eat clean. Ed è molto bravo a fare in modo che lei mangi pulito, diciamo. High protein. Con proteine, abbastanza proteine. And making sure that I don't have a lot of sugar and fats in my diet. Che non ci sia troppi zuccheri e troppe calorie, troppi grassi nella dieta, perché. But he does it very gently. Lo fa molto gentilmente. With a lot of love. Con molto amore. We don't ever have to fight about that, so that's good. She said, but a pizza, you had a pizza today. I had pizza today, it was really good. Però era molto buona. How did she know? Come fai a saperlo? But this is what I mean about being in Italy. It's like, oh my God. You can't come in Italy and don't eat pizza. I'm sorry. The problem is I eat it every day. Il problema è che vado a finire che la mangio tutti i giorni. His parents own a supermarket. I miei genitori so we could go in a supermarket and get chocolate croissant. E quindi poi c'è la possibilità Gloria, di prendersi. Hey Gloria, she's a chef. Dice la mia sorella è uno chef, è un grande chef. E prepara insomma dei sfiziosi manicaretti. If I move here, I don't know. Dice se mi sposto qui mi devo mettere qualcosa negli occhi per non vedere tutto quel cibo. Stai tornando in America, stai... You're coming back to America. Ecco, però ritornerai in Italia. E io mi auguro di incontrarti e di continuare questa piacevolissima chiacchierata. And I'm hoping to have continue this chat with you in the future. Ci saranno altre cose che mi racconterai, ci saranno sviluppi nella tua professione, nella tua carriera. Hopefully there will be something new that you can tell us other things that... Yes, I have a dream to sing at the Verona Arena. Dice ha un sogno di poter cantare all'Arena di Verona. So we will come back to do that interview. Io voglio venire. She wanna come. She will come with us. And then Alex is a phenomenal artist. E sono un artista fenomenale. Sto solo traducendo, sto dicendo le cose per me. Stiamo chiacchierando con Stacy and Alex traduce, ma lui è un artista. We will come back in December. Torneremo a dicembre. Because he's going to show at the Venice International Art Fair. Perché ha una esibizione a una fiera internazionale a Venezia. Tu dipingi? Sì, io dipingo, sono artista. And that's very exciting. I'm very proud of him. È una cosa molto bella. Allora, Stacy. Okay, sì. Protein bars. Una cara amica. A friend of mine. Oh. Ha preparato questo cadeau per te. Wow. Luxury lovers. Io ringrazio naturalmente. I love luxury, so that's perfect. Sono già che ti piacerà e puoi fare tu quindi sì. Assolutamente, assolutamente. Oh, grazie davvero le cantine Breda Sole di Paratico. Grazie mille. Le bollicine tipico vino della Francia Corta ormai conosciuto. This is a typical wine from this. Oh, beautiful. This is we're gonna thank them personally because this is such an amazing gift. Wow. Thank you. Grazie mille Francia. Grazie, voi state grandi. Having me. This has been such an honor for me. E grazie per avermi qui in studio perché è stato veramente un onore per me.
Lo è stato per tutti noi. Grazie a Stacy Francis, grazie, mille. Grazie a Alex Righetto per essersi prestato a fare il traduttore. È stato un piacere e un onore, grazie mille. Alla prossima. Alla prossima.